Bentornati a Detto Tra Noi, la rubrica in video magazine firmata Val Vibrata Life, che offre spazio e dà voce al nostro territorio e a tutte le sue ricchezze. E come vi avevo promesso, anzi ci aveva promesso, sarebbe tornato per presentarci la sua seconda fatica. E qui oggi ospite Francesco Galiffa con il suo bellissimo libro Nel Regno dei Legumi. Benvenuto e bentornato. Grazie a voi dell'invito. Grazie a te. Allora, Nel Regno dei Legumi, una pubblicazione importante che arriva nell'anno dei legumi. Il 2016 è stato dichiarato dall'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite l'anno internazionale dei legumi. E il libro chiaramente esce in tempi utili per poter festeggiare l'anno, anche se ha una genesi un po' precedente, in quanto era stato programmato per una ricerca promossa da Proloco sulle ricette del nostro territorio che riguardavano i legumi. E poi si avvale dell'utilizzazione di alcune puntate sulla Val Vibrata Life, sulla rivista Val Vibrata Life, che io ho dedicato appunto a questi alimenti. È un lavoro però più complesso di quello iniziale, perché chiaramente poi abbiamo spaziato nel tempo e in lungo e in largo per l'Italia per cercare di individuare il modo con cui questi legumi erano preparati. Un po' come ci dicevi l'altra volta, che la ricerca è come un vaso di Pandora, quando la si scopre poi sono infinite. Poi scopri infinite cose, infiniti stimoli, vai a trovare Teofrasto di Gela, Roberto di Gela, autore che io, pur avendo studiato greco, non avevo mai sentito nominare, e che ci hanno lasciato dei frammenti veramente straordinari per quanto riguarda questo tipo di alimento. E niente, la ricerca poi ti porta a scoprire tantissime cose, ad ampliare i tuoi orizzonti, e è venuto fuori un libro di 240 pagine dalle 80 iniziali che erano previste, con grandissimi contributi di arricchimento, specialmente quello della prima parte del tuo professore, che con grande commozione ha voluto partecipare e scrivere il suo in bocca al lupo a te e al libro sui legumi. Sì, mi fa piacere aver ritrovato dopo diversi anni il professor Umberto Russo, che è stato assistente all'Università di Chieti nei tempi in cui io frequentavo la facoltà di lettere, e poi è diventato docente di storia della critica nella stessa facoltà. Ci siamo rincontrati dopo tanti anni e ha cominciato a seguire i miei studi proponendo ogni volta una sua prefazione. Ho la fortuna di averlo rincontrato, di essere diventato suo amico, e mi segue e appunto mi appoggia in queste mie iniziative, contentissimo di farlo a 90 anni di età. A 90 anni di età, orgoglioso del suo allievo? Ma penso di sì, insomma. Anche perché ci dicevi prima, anche ha manifestato una grande emozione quando ha ricevuto dalla bozza all'edizione definitiva, insomma, vedere questo sì. Libro, questa, la ricchezza anche di questa ricerca. E lui, seguendomi sempre, noti i miei miglioramenti, dice. Questo è più bello dell'altro, del precedente. Ogni volta mi ripete la stessa cosa. Mi fa piacere, che significa che andando avanti con l'età si migliora sempre. Insomma. È vero. E poi si affina la ricerca, questo è normale. È verissimo. Vabbè, non ne hai assolutamente bisogno, perché hai una storia di pubblicazioni bellissime sul territorio e sulla nostra cultura, e quindi insomma. Non... Se si vuole mantenere uno standard abbastanza elevato, bisogna sempre cercare nuove fonti, fare nuove ricerche, quindi nuovi stimoli anche, per cui ecco, questo diventa impegnativo, però alla fine diventa anche entusiasmante da un punto di vista personale, no? Perché prima usufruire della ricerca è chi la scrive. Certo. In questo libro io ho scoperto tantissime cose che non conoscevo. Infatti si legge proprio nella tua presentazione del progetto che all'inizio doveva essere solamente una raccolta di ricette, ma che poi è diventato tutt'altro, addirittura sì. Hai arricchito anche con delle favole. Sì. Questa è una licenza, chiamiamola poetica, no? Assolutamente. Al rigore storico, che nel libro rimane intatto comunque, perché poi dalla fiaba, insomma, dal racconto fiabesco si torna immediatamente alla realtà storica.
e quindi si snoda un percorso per ogni legume che ha a che fare con la sua storia, col suo utilizzo e con le sue caratteristiche. Qual è il legume che ti ha sorpreso di più? E la fava. E lo hai potuto anche constatare dallo spazio che ho dato a questo legume, perché ho scoperto una cosa che avrei dovuto intuire, che però non conoscevo, e quindi per me è stata una scoperta veramente strabiliante, che prima dell'arrivo dei fagioli all'America la fava era l'alimento, il legume più usato in cucina, ed era soprattutto usato una volta che era stato frantumato, perché intero aveva una buccia molto resistente, molto coriacea, che difficilmente si poteva masticare e digerire. Poi avevano inventato la frangitura, che viene usata per ogni legume tra l'altro, e quindi in questo modo si eliminava la buccia e la fava diventava un alimento più digeribile. Era il legume che aveva una maggiore resa per ettaro, e era un legume primaverile, per cui poteva essere utilizzato subito, a inverno finita, a primavera inoltrata, e poi dava, ecco, questa grandissima resa, che una volta seccate le fave potevano essere utilizzate anche per tutto il resto dell'anno, anche senza congelatore. Beh, le venivano utilizzate secche, quindi bisognava stare attenta agli animaletti che le tarlavano, insomma, però per il resto poi. E c'è una ricetta che ha veramente, questa del fantastico, no? Una ricetta col campanello, col sonaglio. La ricetta è proprio fave col sonaglio. Ed è la conclusione di questa ricetta, lascia di stucco, perché uno pensa, perché ha questo titolo? Era derivato dal fatto che nel pestello del mortaio c'era attaccato un campanello e l'operatore era generalmente una persona che faceva uno sforzo abbastanza grande, perché non si trattava di frantumare una ciotolina di fave, ma una quantità abbastanza elevata, soprattutto se si era in una comunità monastica, quindi bisognava sfamare un intero convento. E quindi il braccio si stancava. Per evitare che l'operatore si fermasse, ci aveva attaccato un campanello. Per cui se continuava a pestare, il campanello suonava. Nel momento in cui si fermava, lo richiamavano all'ordine. Giustamente. Si scoprono anche questi aneddoti, no? Queste cose simpaticissime che veramente fanno. E poi c'è anche una ricetta, per esempio, che ha a che fare con la nostra, con il nostro territorio, la ricetta dell'Ottocento, che presumibilmente però era anche più antica, è stata codificata nell'Ottocento, da Ippolito Cavalcanti, fava infranta alla teatina, quindi alla chietina, insomma. Citavi giusto le fonti, com'è stata questa ricerca? Sono andata su diverse direttive, innanzitutto i testi di gastronomia, che vanno da Apicio, passano per i testi medievali, i codici riferibili alla Ciarpiarito Federiciano e Federico II, Maestro Martino, per poi proseguire nel Rinascimento con Bartolomeo Scappi, gli altri grandi cuochi rinascimentali, all'Ottocento con Ippolito Cavalcanti, che è stato un grande raccoglitore di tradizioni gastronomiche del Meridione, e poi gli autori classici della cucina abruzzese, Faranta, Braccini, Cortelli Lucrezi e tanti altri, insomma, una serie di libri che ho consultato, parte ce l'avevo, parte l'ho consultato in biblioteca, parte l'ho acquistato perché non si trovava né in biblioteca né. E poi una fonte importantissima si è rivelata la letteratura dei trattati di agricoltura, i quali alla fine di ogni capitolo dedicato a un particolare alimento riportano anche il modo di poterlo utilizzare in cucina. E qui si va, diciamo, dai testi del Cinquecento fino ai testi dell'Ottocento, con due autori locali, Berardo Quartabella di Teramo e Giampaolo del Molise, che ci riportano alle tradizioni nostre, della nostra terra. E poi i testi di medicina.
Sul libro sono riportati alcuni disegni tratti dal Mattioli, un medico marchigiano nel 1500, che ha scritto un trattato di medicina bellissimo. Alla fine di ogni alimento che lui tratta dal punto di vista medico, dà dei consigli su come utilizzarli in cucina nel modo migliore, più salubre per la salute dell'uomo. E nemmeno questo manca nel tuo libro, perché c'è un ottimo contributo del professor Paolo De Cristofaro, che ne parla in modo esaustivo dei principi nutritivi e non solo, dei legumi, di quanto siano importanti nell'alimentazione. Sì, un'altra caratteristica di questo libro è che io ho voluto coinvolgere dei tecnici. Parte da un presupposto, che chi fa ricerca storica non può essere onnisciente, quindi deve svolgere il compito per cui è preparato. Io avrei potuto raccogliere informazioni sul valore nutrizionale dei legumi, copiare le tabelle e riportarle, però ho preferito che ne parlasse un tecnico, un esperto, e quindi ho interpellato il professor De Cristofaro. Come ho interpellato, per la cucina del futuro, per quanto riguarda i legumi del futuro, una giovane chef che è esperta in cucina vegetariana, che propone un piacevolissimo capitolo che riguarda proprio il modo come utilizzare queste materie prime in maniera creativa. Sì, infatti nella parte conclusiva leggiamo anche il suo contributo. Allora, prima di salutarci, ricordiamo che c'è una presentazione a Corropoli il prossimo sabato. Sabato 28 alle 17.30 presso la Badia di Corropoli. Magica location. Anche in considerazione del fatto che i legumi erano alimento fondamentale nella dieta dei monasteri. Monasteri, infatti. Quindi, tra l'altro, avrai sicuramente letto che la fava, per esempio, era l'unico alimento, l'unica materia prima che veniva benedetta insieme al pane e al vino. E questo dà un'idea di quanto fosse importante per l'alimentazione del passato questo legume. Ci sono anche delle leggende legate alla moltiplicazione delle fave, quindi a miracoli che moltiplicavano le fave, come era avvenuto nel tempo di Gesù Cristo con i pani e i pesci, insomma. Qui si farà a Corropoli sabato 28 alle 17.30, ma non sarà una presentazione secca, voglio dire. Io ho pensato, ricordando anche un'esperienza precedente della presentazione del libro sulla capra, di organizzarci un piccolo convegno in cui degli esperti ci parlano di argomenti legati ai legumi, al loro consumo, alla loro conservazione e così via. Interverrà anche, quindi farà il professor Mastrocola, che parlerà della conservazione domestica dei legumi, il professor De Cristofaro, che dirà qualcosa sul ruolo dei legumi dell'alimentazione. Poi ci sarà un esponente del Parco Nazionale del Gran Sasso dei Monti della Laga, che ha messo in atto un progetto che si chiama Legumi e Legumi, per riportare i giovani a coltivare i legumi nell'area del parco. Io ho citato questa bella esperienza nel libro e loro sono stati contenti di venire anche alla presentazione. Poi c'è una sorpresa che riguarda la degustazione di alcune cosette. Sono due ricette che abbiamo tratto dalla nostra cucina. Queste proprio sono proprio nostre. Dimenticavamo di dire che c'è un capitolo dedicato proprio alle ricette raccontate dalle donne di Nereto e dintorni sull'uso dei legumi, importantissimo questo. Fondamentale, sì. Perché ci ha permesso di recuperare alcune ricette veramente, veramente belle. E poi questa mattina mi veniva spedito un pacco dalla Toscana, da un produttore di arachidi, che poi le trasforma pure, le lavora. Io ho riportato questa sua esperienza nel libro perché mi sembrava significativa, in quanto le arachidi in Italia sono coltivate in pochissime parti. Sì. Quelle che noi mangiamo abitualmente alle feste vengono dall'Africa o dall'America. Purtroppo. E quindi lui è stato contento di questo mio interessamento e mi spediva un pacco di suoi prodotti da offrire poi a chi parteciperà al convegno. Bellissimo. Non possiamo che partecipare.
sabato 28 sabato alla 28. Badia alle 17.30. Un'altra cosa che volevo aggiungere, poi finisco perché il tempo sta scadendo, è che scrivere un libro non è soltanto avere un rapporto con gente del passato, ma anche con la gente attuale. E questa è una delle esperienze più belle che possa fare un ricercatore, perché tramite queste ricerche poi si instaura un'amicizia che vanno avanti nel tempo. Ed è questa l'esperienza più bella che ti porti via da questa pubblicazione? Una delle esperienze più belle, sì. Una delle esperienze più belle. Benissimo, allora ti ringrazio tantissimo. Non ti chiedo della tua prossima fatica, perché tornerai, così sei incentivato a non abbandonarsi. Per il momento mi riposo. Bene, per il momento promuoviamo il tuo libro Nel Regno dei Legumi, anche perché il 2016 è l'anno dei legumi. Ricordiamole ai ragazzi, ricordiamole alle mamme che lo devono cucinare e ricordiamocelo noi quando andiamo a fare la spesa. Grazie mille, ci vediamo sabato. Grazie a voi. E buona giornata. Amici, mi raccomando, sabato 28 alla Badia di Corropoli, l'appuntamento Nel Regno dei Legumi. Buonissima giornata. Ah, mi raccomando, seguiteci sul Val Vibrata Life, su Instagram e restate in contatto. Buonissima giornata. Oh, 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 oh.